Ok, allora, benvenuti anche a questa, anche quest'anno all'edizione 2022 di Discover Italy, un'edizione diciamo che non è stata semplice. Abbiamo, oltre che il Covid, avuto anche una guerra negli ultimi mesi che ci ha messo un po' di bastoni tra le ruote, ma siamo riusciti a portarla a casa la manifestazione, anzi siamo riusciti a portare a casa una manifestazione cresciuta decisamente nei numeri. Prima di parlare di questo, come al solito ringrazio il territorio che ci sostiene da sempre, dalla regione, dall'agenzia, dal comune di Sestri, da questa location, da Mediterraneo, questa location stupenda, da tutti i comuni sponsor, da Chiavari a Lavagna, a Santa Margherita, a Portofino, quest'anno è entrato anche un nuovo comune che è Levanto, e dai consorzi Liguria Together e Sestri Levante Inn che mi supportano ogni anno nell'organizzazione. Fatti i doverosi ringraziamenti, due parole sulla manifestazione, poi lascio la parola ai rappresentanti del territorio. Una manifestazione che è cresciuta ancora nei numeri, come buyer e come seller. I seller sono diventati ormai quasi 150, siamo intorno ai 130, e i buyer hanno superato il centinaio. Ma la grossa novità di quest'anno è il raddoppio della durata della manifestazione: non è più un giorno, così come è stato per le 5 edizioni passate, ma è diventata di 2. Per quale motivo? Perché in questo periodo, in questi anni dove il turismo sicuramente ha sofferto, si è sviluppato però tutta quella parte, diciamo, di turismo di prossimità, quindi Italia su Italia, che ha fatto sì che anche la manifestazione diciamo si muovesse in questo senso. Per cui oggi è la giornata dedicata ai mercati stranieri, sono rappresentati più di 35 nazioni estere, e domani invece è la giornata dedicata ai mercati di prossimità e quindi agli italiani, quindi gli italiani, i buyer italiani, i compratori italiani che incontrano il territorio italiano, quindi le strutture ricettive e gli operatori turistici italiani. Ci sono più di 4.000 appuntamenti già preschedulati durante l'evento, quindi in due giornate oltre 4.000 appuntamenti, e direi che la manifestazione ha fatto, ma già nella passata edizione che c'è stata soltanto 6 mesi fa, il suo salto di qualità, ma soprattutto di riconoscibilità, perché ormai è una manifestazione a carattere nazionale, viene rappresentato praticamente tutto il territorio nazionale a livello di offerta e internazionale a livello di invece domanda, perché sono, come vi dicevo prima, oltre 35 le nazioni rappresentate durante l'evento. Direi di passare a questo punto la parola a chi ci ospita, ovvero al sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, che invito ad alzarsi, prendere questo microfono, puoi anche staccarlo. Può anche rimanere qua. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Mi fa davvero piacere ancora una volta essere qui, e ancora di più oggi, dopo la congiuntura generale che in questi 2 anni abbiamo vissuto. Quindi ringrazio Givi per continuare a credere, a proporre in questa manifestazione al Mediterraneo, che ancora una volta ci ospita ottimamente, e tutti i comuni del territorio, la regione e i consorzi turistici Enit, che insomma sono a fianco di questo percorso. Quando 6 anni fa insieme al territorio decidemmo di ospitarla, di affiancare questo percorso, immaginavamo un mondo diverso, letteralmente diverso rispetto a quello che poi è accaduto in questi anni. E quindi l'idea era quella di andare avanti in un turismo che sembrava crescente, che sembrava quasi all'apice del suo momento. Poi insomma sono capitate un po' di cose, ma nonostante questo la capacità degli operatori, la capacità del tessuto economico che collabora a questo evento e di tutto il nostro territorio
fa sì che oggi abbiamo appunto un evento, una manifestazione con numeri molto importanti, con numeri incrementati, con un mercato territorialmente differenziato rispetto anche alla prima impostazione, e quindi devo dire un gran successo, un percorso in cui tutti quanti abbiamo dimostrato di crederci, abbiamo dimostrato che è importante, insomma, non indulgere al pessimismo di quello che ci succede intorno, ma rimboccarci le maniche e con strategia e lungimiranza guardare avanti e usare questi eventi, oltre che per sostenere il comparto economico in sé e quindi tutti quelli che ci lavorano, per far conoscere le meraviglie, l'unicità di tutto il nostro territorio. Ci stiamo provando anche con altri tentativi a capire il valore dell'unità e della condivisione, insomma, che la parte sia pubblica che privata, associata, può avere e può fare per crescere il luogo meraviglioso dove abitiamo. Devo dire che l'iniziativa di oggi, di questi giorni, penso che sia davvero un elemento trainante che ci sostenga in questo processo, per cui mi auguro che da questi giorni scaturiranno tante opportunità e ci sia lo slancio per andare avanti, fare sempre meglio e far crescere ulteriormente questo nostro turismo, che davvero ha tanto da prendere dal territorio che viviamo quotidianamente e tanto valore da portare. Quindi grazie a tutti voi e buon evento. Grazie Sindaco. A questo punto c'è un intervento di Roberta Garibaldi, che purtroppo l'altro ieri mi ha avvertito di non stare particolarmente bene e quindi ha registrato il suo intervento. Roberta Garibaldi, oltre ad essere amministratore delegato Enit, è anche consigliere del Ministro del Turismo per quanto riguarda il turismo enogastronomico. Sentiamo il suo intervento. Provati a tutti, vi mando un saluto e un ringraziamento per questa importante iniziativa che ci vede sempre più numerosi. Grazie alle amministrazioni comunali che ci ospitano, da Sestri Levante a Lavagna, a Chiavari, a Santa Margherita Ligure fino a Portofino, e alla Regione Liguria e all'Agenzia in Liguria, che nel nostro settore hanno sempre spinto in avanti l'avanguardia delle opportunità, favorendo momenti cruciali di promozione e di supporto alla commercializzazione. Un evento questo di Discover Italy che si sta confermando anno dopo anno in maniera strategica, non solo sul versante del turismo di prossimità, ma anche tra numerose difficoltà verso i mercati esteri. È un tema complesso quello del posizionamento competitivo delle nostre destinazioni italiane sui mercati all'estero, sia per le code della pandemia, che ancora non ci vede in un recupero totale rispetto al 2019, sia per gli attuali conflitti che influenzano negativamente tutto il comparto a livello globale. Nel 2021, infatti, si contano in Italia 264,7 milioni di presenze totali, pari a un recupero del 29,2% sul 2020, ma ancora con un calo del 36,8% sul 2019, un calo trainato dai flussi internazionali. Il numero dei passeggeri aeroportuali totali in Italia, 80,4 milioni lo scorso anno, è diminuito dal 2019 del 58%. Del 70% se guardiamo i flussi degli stranieri, a causa del blocco delle frontiere che ha minato il sistema dei collegamenti aerei, che solo ora si va via via riprendendo con nuove rotte, colpendo proprio quei mercati che da decenni mantengono un rapporto di stabilità verso le mete italiane, dai mercati nordamericani e sudamericani del turismo di ritorno a quelli asiatici, che recupereremo solo nel 2024. Il turismo interno oggi acquista una luce diversa, rappresentando oltre il 70% della domanda turistica attuale, con una rinnovata modalità di scegliere le destinazioni di vacanza sulla base delle esperienze che solo il nostro paese è in grado di offrire, da quelle del turismo di lusso a quelle enogastronomiche, al turismo lento che ci consente di vivere con profondità e inclusione sociale i nostri territori, le culture locali e la spiritualità dei luoghi. È un approccio alle nostre offerte di vacanza che oggi attrae per lo più clientela italiana, ma che già rende sui mercati di prossimità in termini di brand, tanto che l'Italia resta tra i paesi di destinazione turistica tra i più ricercati su Google per le vacanze dopo gli Stati Uniti e la Spagna, e fa sì che le stesse imprese di accoglienza stimino per l'estate di quest'anno una buona performance, oltre il 60%, sia tra gli hotel che nell'extra alberghiero.
Non ci sono dubbi quindi sulla capacità competitiva del turismo italiano, che grazie alla sempre più operativa collaborazione tra pubblico e privato sta valorizzando i suoi aspetti più attuali di sostenibilità, inclusività e digitalizzazione. Un augurio di buon lavoro a tutti noi. Grazie a Roberta Garibaldi. A questo punto passerei la parola all'assessore al turismo Gianni Berrino della Regione Liguria. Grazie, intanto grazie per, come dire, anche quest'anno per aver organizzato questa bella manifestazione Discovery Italy, che è nata 6 anni fa, quindi quest'anno andrebbe in prima elementare, ma è cresciuta molto di più di un bambino, insomma. È diventata grande con la scommessa dello scorso anno, dove avete deciso di farla in presenza quando tutto il resto del mondo faceva tutto in videoconferenza. E quindi un grazie particolarmente, ma un grazie anche ai territori, perché come diceva giustamente prima il sindaco Ghio, fare il sistema è importante e lo dimostrano i dati. Quello che diceva prima la dottoressa Garibaldi su quello che il sistema italiano ha perso negli ultimi anni a causa del Covid e della crisi turistica, qua in Liguria, ma qua nel Tiguglio, è come se non fosse avvenuto. Se noi guardiamo il semestre 2021 rispetto al semestre 2019, contando che dicembre l'anno scorso era tutto chiuso, perché sappiamo bene che dicembre si era tutto fermato, i dati sono sostanzialmente uguali. Abbiamo avuto 389.000 presenze nel 2019 e 381.000 presenze nel 2021, con un mese di meno. Questo a dimostrare che quando si fa sistema e quando si può muovere un territorio nella sua completezza, anziché lasciarsi andare a facili campanilismi, la risposta dei turisti è molto differente. Quindi bravi a tutti i comuni qua presenti, perché hanno saputo cogliere l'importanza della promozione turistica e del far ricchezza anche delle ricchezze dei vicini, per fare una somma come dire, superiore a quella dei singoli elementi. Il successo di presenze quest'anno sia delle regioni che dei buyer esteri e italiani a Discovery è una dimostrazione dell'apprezzamento della manifestazione, sicuramente, ma anche dell'apprezzamento sul sistema turistico ligure, che è andato profondamente in crisi nel 2020, ma nel 2021 ha avuto un sussulto molto, molto positivo. Come diceva la dottoressa Garibaldi, quest'anno ci auguriamo che non ci sia più nessuna interruzione nella ripresa del turismo, che ci auguriamo essere forte. Naturalmente la guerra russo-ucraina ci priverà, al di là degli aspetti umanitari su cui penso concordiamo tutti, ci priverà di una buona fetta di turisti altospendenti, come sono i turisti russi, che in alcune zone, anche qua del Tiguglio, fanno numero e stanno rallentando le presenze, soprattutto le prenotazioni dei turisti provenienti dagli States. Ma nonostante questo, l'aspettativa per Regione Liguria è che sia una grande primavera e una grande estate, dove gli italiani provenienti dalle regioni limitrofe, ma gli stranieri provenienti dal resto d'Europa, ci daranno delle buone soddisfazioni, sperando, come dicevo l'anno scorso proprio di questi tempi, che le ultime limitazioni dovute al Covid vengano eliminate il prima possibile, per dare un messaggio positivo soprattutto per quanto riguarda le prenotazioni dei turisti stranieri. Io ne approfitto per ringraziare i sindaci per il lavoro che hanno fatto, ma gli operatori turistici, perché in questi 2 anni di grande difficoltà hanno resistito, e già questo non era da tutti. Hanno continuato a investire, e questo era veramente poco scontato, e hanno saputo, come dire, donare immediatamente quella leggerezza di vita che i turisti si aspettano quando scelgono la nostra regione. Quindi una buona stagione a tutti, un grazie a voi per l'organizzazione, un grazie ai comuni per aver creduto insieme a Regione Liguria, che anche la Liguria può essere, come dire, patria di una propria fiera internazionale al servizio del turismo. Grazie assessore Berrino. Passerei la parola a questo punto a Alessandro Piana, vicepresidente e assessore all'agricoltura della Regione Liguria.
Grazie, grazie a tutti intanto dell'invito e come già ha fatto il collega Gianni Berrino, rinnovo anch'io i ringraziamenti per questo importante vetrina, per questa importante occasione dopo 6 anni di Discovery Italy. Credo che rappresenti veramente una piattaforma di lusso importante dove fa incontrare domanda e offerta. Naturalmente i ringraziamenti vanno anche a tutti i comuni che partecipano al progetto, a partire dal comune di Sestri Levante che ci ospita, quindi alla sindaco Ghio. Importante, credo che Gianni in questi 7 anni abbia fatto un lavoro fondamentale, importante, di promozione turistica, perché laddove c'è sviluppo turistico c'è sviluppo di tutte quelle altre, diciamo così, filoni economici e sociali che rappresentano la nostra regione, dall'artigianato all'agricoltura, materia e delega che io rappresento, e anche allo sviluppo di un'enogastronomia particolare. L'enogastronomia è anche un'attrattiva turistica, non lo possiamo negare, perché laddove ci sono prodotti di eccellenza che magari si fa fatica ad ottenere e magari sono anche in quantità limitata, ma che hanno un'eccellenza dal punto di vista qualitativo, che soprattutto sono anche sinonimo di garanzia dal punto di vista sanitario, è fondamentale, perché comunque il turista, il visitatore sempre più attento ed esigente apprezza in modo particolare. Quindi credo che sì, il creare una piattaforma unica che metta a disposizione di un visitatore, di un turista sempre più esigente e attento, tutte queste componenti fondamentali, credo che sia una cosa giusta e una cosa sulla quale continuare a puntare. Quindi io, come assessore all'agricoltura e al marketing territoriale, ringrazio in modo particolare tutti gli operatori turistici del settore, perché in questi anni hanno puntato molto sui nostri prodotti e offrendoli ai loro turisti e ai loro visitatori, prodotti, ripeto, sempre di qualità assoluta. Qua siamo anche nella capitale italiana della viticoltura eroica, quindi terrazze sul mare, che sono dei veri e propri balconi fioriti sul mare, quindi è un elemento di nuovo importante e fondamentale del quale i visitatori sono particolarmente innamorati, e mi piaceva sottolinearlo. Grazie a tutti, rinnovo veramente i complimenti e auguro a tutti un buon lavoro proficuo e completo. Grazie. Grazie assessore Piana. Passerei la parola a questo punto all'assessore al turismo del comune di Chiavari, Gianluca Ratto. Buongiorno a tutti, grazie. Un doveroso ringraziamento all'organizzazione, a Givi e Consorzi, ai comuni che hanno partecipato per questo ulteriore anno all'organizzazione di questo evento. E io voglio soltanto aggiungere una cosa. Ne sono state dette tante, le condivido tutte in maniera totale. Abbiamo lavorato parecchio in questi ultimi anni per la promozione del territorio, ci siamo spesi, siamo riusciti finalmente a lavorare tutti insieme. Questo è un grande valore aggiunto, perché tutto il Tiguglio insieme, come io lo dico con simpatia, perché la prima ad averci creduto è stato proprio il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, che ha pungolato tutti noi su questa strada, e perciò per questo io la ringrazio sempre e continuerò a ringraziarla. Grazie Valentina. Ci tengo anche a sottolineare un altro aspetto, che sono i dettagli che spesso fanno la differenza sulla promozione turistica di un territorio. Poco fa ho sentito l'assessore Piano, che ringrazio per il suo intervento, l'assessore Berino, sono tutte cose verissime. Appunto, dobbiamo stare attenti, molto attenti sui dettagli, perché l'enogastronomia è importante, perché il nostro territorio è delle autentiche eccellenze, e su queste autentiche eccellenze noi dobbiamo appunto proporle quando vengono i nostri ospiti. Ieri sera, per esempio, è stato molto bello vedere che sulla tavola c'erano le trofie col pesto, c'era il vermentino ligure, c'era il ciliegiolo della nostra agricoltura eroica. Ecco, bisogna stare molto molto attenti ai dettagli e promuovere le nostre eccellenze, fare quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno, perché ci sono dei percorsi da fare, ci sono sicuramente delle mappe da esplorare, e perciò andiamo avanti tutti insieme su questa strada. Grazie mille. Grazie, grazie assessore Ratto. Passo la parola a Elisa Covacci, vice sindaco del comune di Lavagna. Buongiorno a tutti, io ovviamente
mi unisco a tutti i ringraziamenti che avete già fatto e vorrei fare un applauso particolare a Francesco Andreoli, che 6 anni fa ha proposto di portare questa fiera qua da Lugano. Direi che ci ha visto giusto, quindi grazie Francesco per averci dato questa opportunità di promuovere il nostro territorio. E credo che il Tivuglio abbia delle potenzialità incredibili e poter portare qui i buyers e i sellers a vedere concretamente cosa abbiamo sia l'idea giusta, ecco. Io per esempio ho partecipato al pre-tour quando è venuta Lavagna l'altro ieri, e portando questi buyers sulla nostra collina Santa Giulia, devo dire che per un'ora non hanno fatto altro che fare fotografie, erano incantati, quindi credo che questa sia la giusta promozione e il giusto modo di farla. Grazie. Grazie, vice sindaco. Passo la parola ora al sindaco di Levanto, Luca Del Bello, a cui do un benvenuto particolare anche perché è la new entry di quest'anno. Benvenuto. Grazie a voi, noi abbiamo aderito molto volentieri a questa bella iniziativa, anche perché abbiamo capito in tutti questi mesi, anche col Covid, con le varie emergenze, che solo facendo sistema in qualche misura si può rilanciare un sistema turistico che in Liguria era già importante, ed è importante, però si deve potenziare ulteriormente, perché le potenzialità, come diceva la regione prima, sono altissime della Liguria, quindi dobbiamo in qualche misura farci ancora conoscere per quello che le nostre ricchezze, le nostre bellezze. Noi siamo anche, diciamo, mi pare l'unico comune fuori dalla provincia di Genova, questo credo che sia un altro punto importante di allargamento di questo circuito, di questo sistema. Abbiamo visto come anche col Covid l'anno scorso è stata una stagione molto positiva, contro ogni aspettativa. Noi a Levanto abbiamo avuto delle presenze turistiche altissime, abbiamo avuto anche delle grosse difficoltà a volte a dare dei servizi, e quindi speriamo che quest'anno, ma mi pare che salvo emergenze dell'ultimo minuto che scongiuriamo tutti, ci siano un sacco di prenotazioni, che sia una continuazione, un miglioramento addirittura della stagione dell'anno scorso. Quindi a maggior ragione dobbiamo cercare di fare più integrazione possibile, più scambio possibile, per fare in modo che chi ci viene a conoscere abbia un'idea ben precisa del sistema Liguria e dei vari comuni, che ognuno ha le sue bellezze, le sue ricchezze da presentare e da spendersi. Quindi io vi ringrazio dell'accoglienza, avanti tutta, e ce la mettiamo, diciamo, tutta fino in fondo. Grazie. Grazie sindaco. Passo la parola al vice sindaco di Portofino, Giorgio D'Aglia. Ovviamente mi unisco ai ringraziamenti per tutti. Volevo sottolineare l'importanza dei 2 giorni e vi faccio tanti complimenti. Quindi siamo riusciti veramente a ampliarci, ma ampliarci in maniera fattiva e visibile. Poi volevo dire, appunto, è un esempio di come facciamo sistema. Ci sono praticamente quasi tutti i comuni del Tivuglio, abbiamo aggiunto Levanto, lavoriamo insieme per dei progetti comuni, per vendere appunto il Tivuglio insieme. E poi volevo sottolineare, come diceva giustamente l'assessore Berrino, anche il lavoro già fatto nel 2021, possiamo definirlo praticamente anticiclico, un lavoro in miglioramento che ha confermato dati già di una grande stagione, e prefissarci degli obiettivi ancora maggiori e crescere ancora nel 2022. Per questo ringrazio tutti, la regione che ci aiuta e tutti gli altri comuni con cui collaboriamo. Deve essere uno spunto questi confronti, deve essere un punto di partenza nuovo per crescere e crescere continuamente. Abbiamo già dei dati per adesso, diciamo, buoni in ambito di prenotazioni già per la primavera, quindi vediamo veramente la luce e speriamo di andare avanti così. Grazie a tutti. Grazie vice sindaco. Passo la parola a questo punto all'ultimo dei comuni sponsor, Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure.
grazie. Anzitutto ringrazio Givi, Mediaterraneo, tutti gli organizzatori, la sindaca Ghio per l'accoglienza a Sesto Levante e Regione Liguria nella persona degli assessori Berrino e Piana che abbiamo ascoltato. Ma mi pongo un po' sulla scorta dell'ultimo intervento del vicendario di Portofino, perché credo che davvero, ma poi in realtà di tutti quelli che hanno parlato prima, credo che davvero sia bello il fatto di portare qui delle persone a fare esperienza, perché poi il turismo in fondo è questo, no? Cioè vivere bene, stare bene, godersi uno svago, vedere la bellezza, godere la qualità dei servizi. Quindi il fatto di portare qui delle persone credo che sia il punto di partenza che anima, dà forza, dà prospettiva a questa iniziativa, che oramai, che come ci ha detto l'assessore Berrino, portandoci dei dati del recente passato, ma tracciando anche qualche prospettiva di imminente futuro, in realtà nel Tiguglio e in Liguria in senso più ampio crea veramente una controtendenza. Siamo riusciti a rimanere un piccolo paradiso positivo anche in una difficoltà dilagante a livello internazionale, e quindi questo ci fa ben sperare. Bene che questa iniziativa quest'anno abbia ampliato il secondo giorno rivolgendosi al turismo di prossimità italiano, mi sembra che voglia dire percepire come il mercato sta cambiando e saper reagire positivamente a questo cambiamento per trarne gli elementi di positività. Sei anni cominciano ad essere tanti, mi sembra che si sta consolidando l'iniziativa anno dopo anno con alcuni elementi veramente di forza. Il primo, il raccontare appunto e condividere la bellezza, cioè portando qui delle persone e mostrando il territorio, mostrando l'elevato standard qualitativo dei servizi che sappiamo offrire. Il secondo, sostenere il comparto economico turistico, che per noi è un comparto effettivamente trainante, specialmente nel Golfo Tiguglio, insomma, è ciò che ci rende noti anche in Italia e all'estero. E terzo invece, con questa iniziativa, come con altre iniziative, abbiamo avuto anche esempi recenti, il fare sistema sul territorio, fare squadra, lavorare insieme, allenarci a lavorare insieme in contesti su temi diversi. Ecco, credo che queste tre caratteristiche, alcune specifiche di queste iniziative, altre condivise anche da altre iniziative, siano un po' il valore fondante su cui continuare a confrontarci e a lavorare insieme. Grazie. Grazie Sindaco di Santa Margherita. Passo la parola all'ospite proprio di questa bellissima location, che è il direttore generale di Mediaterraneo, Marcello Massucco. Buongiorno a tutti, sono molto contento di cominciare insomma questo evento un po' col nuovo corso anche del Convento dell'Annunziata. Pochi giorni fa abbiamo lanciato un nuovo brand legato a questo compendio immobiliare, con nuovi social e anche con un nuovo portale, con un nuovo sito internet proprio per la gestione degli eventi business. E cominciare appunto con questo evento che ormai appunto ha raggiunto una caratura nazionale per noi è molto importante. E come hanno detto diversi prima di me, appunto sono stati 2 anni difficili legati al Covid, finita l'emergenza sanitaria, adesso comunque qualche piccola incertezza legata alla guerra continua a esserci, perché insomma, sentendo gli operatori, il flusso di prenotazioni c'è, ma non è pimpante come nei primi 2 mesi dell'anno, quindi è un po' da vedere ancora come evolverà la situazione. E siamo pronti però appunto con una ridefinizione un po' del turismo e anche degli eventi congressuali, con quello che è successo poi in questi anni. Stanno cambiando le tendenze, c'è il turismo di prossimità che diventa veramente importante, anche questo scappare un paio di giorni dalle città per venire in vacanza appunto nei luoghi più vicini. Una tendenza allo smart working che probabilmente non tornerà più indietro e che ha portato anche a vedere del turismo invernale come forse non si vedeva pre-Covid. Noi tra le altre cose gestiamo anche il sistema dei parcheggi della città e ci sono dei picchi molto meno evidenti negli weekend, nel periodo invernale. Abbiamo dei flussi più regolari su tutta la settimana, quindi vuol dire che ci sono più persone rispetto al solito. Si vede anche in baia, se usciamo adesso c'è pieno di gente già in spiaggia.
E abbiamo pensato anche a come migliorare dal punto di vista tecnologico, nel senso che magari ci sono delle difficoltà poi legate a nuove restrizioni, quindi su questo portale di cui vi accennavo prima c'è la possibilità di partecipare ai congressi da remoto, e partiremo subito dopo Pasqua con un primo congresso internazionale organizzato all'Università di Genova con 200 persone da tutto il mondo, e useremo questa cosa non per le restrizioni Covid ma per far partecipare in collegamento alcuni professori dell'Università di Kiev che sarebbero dovuti venire qui, avevano prenotato a novembre il congresso ma appunto non potranno riuscire a venire. E vi ringrazio ancora tutti per la presenza e vi ricordo poi che alla fine della conferenza stampa abbiamo predisposto un piccolo buffet sulla terrazza del FICO, quindi non scappate tutti, grazie. Grazie Marcello. A questo punto passerei la parola ai due consorzi, diciamo i miei due angeli custodi del territorio che mi danno una mano e che, a cui faccio anche i complimenti perché per ieri sera che hanno gestito in maniera a dir poco eccellente la serata. Partirei con Sestri Inn e con Niccolò Mori. Buongiorno a tutti, che dire, più o meno abbiamo già detto tutto, i ringraziamenti sono scontati, il consorzio Sestri Levante Inn raccoglie più di 50 imprese locali del settore del turismo, quindi accommodation, enogastronomia, servizi ed altro. È una rete di imprese che negli anni ha saputo mettersi alla prova, la prova più importante probabilmente è stato proprio quello di vincere il campanilismo che anche all'interno dei paesi esiste tra imprenditori, e cercare di creare un sistema invece, un circolo virtuoso di collaborazione anche per ospitare eventi importanti come questo. E quindi è proprio in sintonia con questa unione delle forze che viviamo oggi Discover Italy. Devo dire che la cosa straordinaria forse è stata la collaborazione che gli imprenditori hanno trovato con la pubblica amministrazione, e questo è stato veramente il fattore critico di successo, perché tante risorse esistenti sul territorio vengono anche ascoltate e messe a frutto nel migliore dei modi dalla competenza della pubblica amministrazione che ha altri strumenti per realizzare i progetti. Quindi noi come consorzio ringraziamo innanzitutto l'amministrazione per aver dato questa opportunità agli imprenditori di essere ascoltati sulle strategie di sviluppo, e ringraziamo anche le altre associazioni che collaborano sul territorio, che si occupano come noi di strategie di sviluppo turistico, quindi Francesco e tutte le associazioni che hanno partecipato a questo evento, e soprattutto ringrazio te Paolo e Nello, che adesso non vedo ma sarà qui sicuramente, perché per la vostra tenacia, la vostra pazienza anche con questi soggetti che alle volte sono un po' complicati. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Nicola. Per chiudere passerei la parola a Francesco Andreoli, che oltre ad essere presidente del consorzio Liguria Together è anche stata la persona che 6 anni fa mi ha convinto a portare l'evento qua nel Tiguglio. Francesco. Buongiorno, convinto ma non corrotto, quindi ci tengo a precisare. Faccio veloce perché la mia timidezza altrimenti poi mi impedirebbe di dilungarmi troppo. Facevo una riflessione mentre venivo qui questa mattina. Primo anno di Discover Italy avevamo 3 comuni sponsor, erano rappresentate 3 regioni d'Italia, c'erano circa 25-30 buyer e 40-50 seller. Oggi è la 6ª edizione e ci sono 6 comuni sponsor, ci sono 14-15 regioni d'Italia rappresentate, ci sono circa 110 seller e 80 buyer. Da un giorno sono diventati 2 i giorni. Oltre a essere presidente di un consorzio sono anche il direttore d'albergo, e quindi ho a che fare con i numeri tutti i giorni, e i numeri che abbiamo elencato questa mattina credo che parlino chiaro di una certa tendenza, ma al contempo devono essere indicativi per quanto riguarda domani, perché da domani occorre fare una riflessione su la tipologia di questo evento, che è nato come un evento del territorio e un evento nel territorio.
oggi non è più un evento del territorio, è un evento di carattere nazionale e deve essere considerato e gestito come tale a livello organizzativo. E quindi facciamo a tutti una riflessione, perché deve questo rimanere un evento nel territorio, ma deve essere, deve andare avanti in un modo diverso da come è andato finora, non che sia andato male, però le cose stanno cambiando e adesso è arrivato il momento di rimboccarci veramente le maniche tutti insieme, in base a tutti gli interventi precedenti su cui mi trovo concorde, e adesso arriva la parte più difficile, e quindi pensiamo subito a domani, pensiamo a gestire e affrontare un evento, ripeto, a livello nazionale. Grazie a tutti. Grazie Francesco, è vero, bisogna pensare al domani. La conferenza stampa è terminata, ringrazio tutti della partecipazione e, come diceva Marcello Massucco, non scappate perché è offerto un aperitivo nella terrazza.